Manovra 2020. Super bonus Befana e carta bimbi da 400 euro. Al centro della manovra 2020 c'è la lotta all'evasione fiscale, l'abbassamento del limite d'uso dei contanti e l'erogazione di un assegno da 400 euro al mese per ogni figlio. Manovra 2020. In arrivo stangata tasse, l'economia italiana continua a viaggiare ben al di sotto del suo potenziale, il che giustifica la richiesta di una manovra non restrittiva. La legge di bilancio 2020 arriverà in Parlamento la prossima settimana, anche se non c'è ancora nulla di definitivo. Tra le misure è stata confermata la sugar tax, l'aumento delle tasse sul tabacco e sulle sigarette elettroniche, l'incremento dell'aliquota dal 10% al 12,5% della cedolare secca sugli affitti concordati, un ritocco delle accise sul gasolio e l'eliminazione del superticket da settembre. Manovra 2020. In arrivo il super bonus Befana. Il super bonus Befana sarà la vera novità al centro della manovra del governo Conte bis. I contribuenti potranno beneficiare del cashback sulle spese pagate con carta, bancomat e tutti i pagamenti tracciabili. L'obiettivo è duplice: combattere l'evasione fiscale in settori a rischio, ristoranti, saloni di parrucchieri, idraulici, elettricisti, eccetera, e disincentivare l'utilizzo del denaro contante. Il cashback sarà accreditato i primissimi giorni di gennaio 2021 sulle spese concluse a partire dal mese di luglio 2020, ma solo se si paga con la moneta elettronica. Legge di bilancio 2020. In arrivo la carta bimbi a favore delle famiglie italiane. È in arrivo un fondo unico da 2 miliardi nel triennio con un assegno da 400 euro al mese per ogni figlio, denominato carta bimbi. Evasometro con anonimizzazione. Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, il governo Conte bis ha stanziato 83 milioni di euro per la misura denominata evasometro con armonizzazione. Si tratta di una sorta di grande fratello fiscale anonimo. La raccolta dei dati infatti non individua nomi.